Buongiorno, ragazzuoli e ragazzuole. Sappiate che ho appena fatto una prova audio, perché? Perché in realtà l'altro giorno avevo un bellissimo video pronto per voi della durata di, non ve lo posso dire perché è una cosa ghiacciante, ma lo rifarò, ma purtroppo non mi ho registrato l'audio. Non so per quale motivo, non voglio neanche saperlo, preferisco ignorarlo totalmente, mio Dio. Le occhiaie e le borse sotto gli occhi. Che bello, invecchiare. Comunque, in realtà quello di oggi non è il video che ho fatto l'altro giorno, quello che faccio oggi è un altro video che mi è venuto in mente così, flash dal nulla, mentre ero ai mercatini ieri, perché ho ripensato, detto, cioè dentro di me, mentre compravo libri, mi sono detta: santo Dio, Penny, tu stai continui a comprare dei libri. Ma avrai probabilmente dei libri in libreria che stanno lì a vegetare da un tempo imbarazzante, immemore. Imbarazzante non vuol dire 4-5 anni, perché cioè 4-5 anni è proprio il livello principiante, ragazzi, nel senso un libro che vegeta in libreria così poco tempo. No, no, io parlo di un po' di più di anni. E il primo che mi è venuto in mente, vabbè, è quello che tra poco vi mostrerò, poi ce ne sono altri, no, che vanno dietro. Vi giuro che pensavo peggio. Cioè, non so perché nella mia testa io continuo a comprare libri e non li leggo. Invece no, invece è evidente che io compro sì una marea di libri, però molto probabilmente li leggo anche. Perché dopo mi sono messa a farmeli passare, li ho scansionati, cioè questi, quelli che ho di là, quelli che ho di là ancora, perché sapete che non sono, cioè qui voi vedete solo un pezzo. A parte che su Instagram avete visto le foto di questa libreria, però dopo c'è un'altra in salotto, ce n'è un'altra con i fumetti anche in ufficio, insomma ce ne sono varie ed eventuali sparse per casa. Pensavo peggio, cioè io ero convinta nella mia testa di avere, non lo so, centinaia di libri, non letti sì, probabilmente sì, però è evidente che non faccio passare tantissimo tempo da quando lo compro a quando lo leggo, cioè tantissimo tempo vuol dire arco di pochi anni, anche se vi dirò. Cioè, mentre io scandagliavo questi, mi sono detta: come cazzo è possibile che siano già passati 6 anni da quando io l'ho comprato? Perché di base mi ricordo abbastanza bene dove, come, quando e perché ho comprato quel libro. Vabbè, quindi questo è il video del libri che io ho comprato da N anni e ancora non ho letto. E prima che mi scordi, ve lo dico adesso: fatemi sapere qua sotto quali sono i libri che voi avete comprato da tanti anni, per cui più di 5 anni, e ancora non avete letto, avete lì in libreria appoggiati del tipo: vabbè, io l'ho comprato, poi chi se frega, no? Prima o poi lo leggerò. Magari mi sbaglio, cioè magari non sono soltanto questi, magari ce ne sono anche degli altri, però secondo me sono più recenti gli altri che ho. Cioè, tipo, lo vedo perché lo vedo qua dietro, che è il seguito dell'alienista che è appoggiato sotto l'alienista, questo qua, no? Questo secondo me avrà 4 anni, 4-5 anni, per questo vi dico, cioè è roba da dilettante quella, no? Cioè non è roba seria, no? Cioè, io cerco proprio la roba seria, roba che proprio veramente da tanto tempo che sta in libreria ed è lì che attende che voi lo leggiate. Arriviamo prima a questi. Io vi voglio presentare, secondo me, quello che vince su tutti, quello che veramente sta lì da quando andavo al liceo. Ho detto tutto, ho detto tutto. E questo manoscritto trovato a Saragozza, Jan Potocki, Jean Potocki, nobile polacco di educazione francese. Scusa, mi viene sempre da ridere, è polacco, scrittore polacco, morto suicida giovanissimo, copie vendute. Due. Nacque nel 1761, artista, studioso, uomo politico, tutto lui, e ha scritto. Beh, è morto veramente suicida. Cioè, scusi, non lo sapevo, Jan Potocki, perdonami. Questo libro l'ho comprato il 13 febbraio, il giorno dopo il mio compleanno, pensate, del 2005. E immagino a Cremona, non lo so, non so, strano che non l'abbia scritto dove l'ho comprato, perché ho comprato, direte, che cazzo di libri compri? A parte che vabbè, ormai dovete saperlo che io, cioè non c'è una logica all'interno dei libri che compro. Questo romanzo l'ho comprato perché ne parlò benissimo il mio professore di greco e di letteratura greca al liceo. Ne parlò con un amore, con un trasporto incredibile, per cui il mio primo pensiero, oh mio Dio, lo devo assolutamente comprare questo libro. L'ho letto, no. Di che parla? Parla di, non lo so, cioè non so neanche di che parla, è fantastico. Allora, di un manoscritto che viene trovato, effettivamente a Saragozza, però penso che sia tipo un
un device letterario, no? Da una Spagna picaresca e romantica agli Eldoradi del Nuovo Mondo, a un'Italia di prelati, signorotti, nobili briganti fino all'Oriente Mediterraneo 2000 anni fa. Ecco l'universo tanto multiforme quanto seducente dal quale il giovane Alfonso van Worden, in compagnia di magici, personaggi e improvvise apparizioni, cerca di estrarre un senso. Mazza. Questo ve lo sbologno in un salotto di lettura, amiche e amici dei salotti di lettura, perché cioè, di solito noi leggiamo infatti queste mattonazzi 11 euro e passa la paura. Ma cioè, io tra l'altro... Dentro di me, cioè, vorrei leggerlo, ma non so perché ancora non l'ho fatto. Vabbè, poi passiamo a qualcosa. Allora, questo di cui non ricordo, cioè, non so neanche la trama. Questo l'ho preso in un book crossing. Si chiama Ossessione di Elisabeth Kostova. Elisabeth Kostova, secondo me, è la stessa che ha scritto Il discepolo. Non so manco la trama. Io questo l'ho comprato il 19/05 del 2012. Desanfa. Questo, adesso ci leggiamo la trama perché io non so veramente di che parli. Allora, ci possiamo per favore, qualcuno mi agevola? Posso avere un assistente personale, mi agevola la roba mentre io parlo e lievito di fare queste cose. Quando la National Gallery di Washington, Robert Oliver, tormentato genio della pittura, si scaglia con furia contro un quadro raffigurante Lady Alcinia, intanto ti calmi, amico mio, ti calmi. Chiaro che la follia ha avuto la meglio sulla sua fragilissima mente. Affidato alle cure del celebre psichiatra Andrew Marlowe, pittore anche lui ma senza talento, Robert si rivela ben presto un vero e proprio enigma. Mappa. E questo continua a disegnare il volto di una donna. Chi è questa donna? Non si sa. Bellissimo, bellissimo. Sì, è la stessa del discepolo. Anche questo c'è una trama interessante. Perché non l'ho mai letto? Perché sono stupida, mi pare chiaro. Vabbè, anche questo lo leggevo, questo romanzone storico, però tra l'altro bello, un po' tormentato, ci piace, forse ci piacerà, chi lo sa, non c'è dato saperlo. Allora, questo, pure questo secondo me ci sta in libreria da un botto di anni, non l'ho guardate le date, io sono andata tutta a memoria perché più o meno mi ricordo quando è che l'ho comprato, cioè quale momento della mia vita. Ah, sì, 24 febbraio del 2006, questo l'ho preso sul libraccio, questo tra l'altro penso che sia introvabile, qualcuno ai tempi che furono me lo chiese pure su Anobi se glielo rivendevo, perché non si trova, ed è la biografia di John Fante di Steven Cooper, edito da Marcos y Marcos, che appunto aveva stampato tra l'altro il primo dei quattro romanzi di Arturo Bandini, che era Aspetta Primavera Bandini. Io non vi sto a fare qual pippone su John Fante perché penso di avervene parlato fino alla nausea di John Fante, chi mi conosce da tempo lo sa, io lo amo follemente. E nulla, cioè questa è la biografia, banalmente, ci sono pure le foto, penso, manco lo sapevo. Va bene. È la biografia di John Fante, che è appunto uno scrittore italo-americano, si è fatto aiutare dalla moglie Joyce, che è la protagonista di Full of Life, altro romanzo di cui vi ho parlato 8 trilioni di volte, che amo follemente, tra l'altro forse ve ne ho parlato anche nell'ultimo video delle mamme, pazzesca, e vi racconta tutta la storia della famiglia Fante, lui che ha lavorato come scrittore, ha lavorato anche a Hollywood. Non con tantissimo successo, insomma, un po' travagliato come autore, amico di Bukowski, anche insomma, ha avuto una vita piena, ecco, infatti una vita piena, oddio, non so neanche come ho fatto, forse l'ho visto inconsciamente registrato questa informazione, e no, ma lo leggerò, cioè, nel senso, lo leggerò, non è in vendita, chiaramente, non lo vendo assolutamente, però sì, lo leggerò prima o poi, poi o prima, questi secondo me ce li ho lì da... Non lo so, 9.000 anni credo. 23, 8 agosto 2007. Questi saranno tutti la stessa data perché me li ricordo, li ho comprati, che neanche li ho comprati, questi me li ha regalati mio nonno perché li avevo visti al supermercato che li svendevano a un prezzo 7,90, che era la metà prezzo. Ed è questo, le cronache di Dragonlance. Chi è fan di fantasy o dei giochi di ruolo sicuramente li conosce, sa che Margaret Weis e Tracy Hickman hanno scritto veramente una marea di romanzi ambientati in questo mondo. È un mondo che mi ha sempre affascinato tantissimo, però io credo di aver letto soltanto metà di questo perché in realtà lo trovo noiosissimo. Come narrazione noiosissima. Secondo me funziona di più. Allora, funziona di più. Funzionerebbe di più magari come serie televisiva
sono convinta che in realtà sia una specie di base per appunto fare i giochi di ruolo, ecco, cosa che mi ha sempre incuriosito fare tantissimo, ma non conosco nessuno che li fa ed è una cosa che mi spezza dentro. Prima o poi però riuscirò a trovare qualcuno che fa i giochi di ruolo e gioca con me a stesse cose qua, fantasticissime, quelle che ti devi creare il personaggio, no? C'è il narratore che crea la storia, cioè bellissima sta cosa, veramente bellissima. Forse allora riuscirò a leggere anche questi, però vabbè, è un fantasy di stampo molto classico, no? Il guerriero, il mago, il nano. Il mago mi piace, ecco, mi piaceva il personaggio del mago, Raistlin. So che gli avevano fatto anche i libri proprio per lui, quello che aveva il gemello, che era il gemello con un altro, spero di ricordarmi giusto. Poi, next, beh, qui andiamo già, secondo me, un po' più avanti. Vediamo se leggendo le date. Questi sono 2010. Questi due qua sono 2010. Allora, 14 di novembre del 2010. Secondo me, 2010, così a spanne, 2009, 2010, 2008. Insomma, gli ultimi anni dell'università. Ma un po' più sempre, forse. No, allora torniamo indietro un attimo all'università. Però, vabbè, mi ero fissata pazzesca con Neil Gaiman durante gli anni dell'università. Non so neanche da che cosa mi è venuta, tra l'altro, la fissa di Neil Gaiman. Penso che il primo romanzo che ho letto di Neil Gaiman fosse Nessun Dove, Neverwhere, si chiamava in inglese. Penso fosse quello, credo. Poi ne lessi degli altri, lessi dei racconti che c'erano soltanto in inglese, poi secondo me dopo li hanno anche tradotti in italiano, lessi American Gods che me lo regalavano e decisi ad un certo punto che volevo leggere anche I ragazzi di Anansi. L'ho letto? Assolutamente no, ce l'ho, ma non l'ho mai letto. Scusami Neil Gaiman, tra l'altro va che buono che è Neil Gaiman. In realtà, cioè, American Gods mi è piaciuto. Con tutto i sema, ecco, del caso. Secondo me Neil Gaiman funziona di più nei racconti. Sorry per voi fan di Neil Gaiman che invece magari mi dite no, American Gods è il suo grossissimo capolavoro. Secondo me Neil Gaiman è più bravo a scrivere i racconti, i fumetti, cioè secondo me Sandman è imbattibile forever and ever in the universe, non c'è niente di meglio di Sandman. Per i romanzi per ragazzi, non lo so, io American Gods capisco l'ottima intenzione, è un ottimo romanzo, ma è pesante, cioè forse sarà un'opinione non tanto popolare, ma io, cioè, per quanto lo ricordi, ci ripensi e dico sì, cioè è una figata perché poi significato sottostante al romanzo, il fatto che lui tiri in ballo vecchi dei, nuovi dei, è fighissimo, è veramente tutto fighissimo, però cioè ad un certo punto sorry mille. Satri di Cormac McCarthy. Satri, io non l'ho mai letto, questo me l'hanno regalato sempre nel 2010 per il mio compleanno. Lui ha vinto il primo Pulitzer nel 2007. Questo romanzo mi è stato regalato nel 2010. Secondo me, questo è un libro che ha avuto, è stato uno dei primi che ha scritto, ma è stato tradotto da noi molto avanti. No, questo vago ricordo all'epoca quando uscì, che si disse questa cosa, no? Che in realtà non dico che è uno dei suoi primi romanzi, ma quasi, perché deve essere del 79, se non ho letto male. Ed è una storia, sempre solite storie di Cormac McCarthy con i soliti personaggi un po' borderline, con queste ambientazioni di nuovo western, se vogliamo chiamarlo così, comunque di paesi dimenticati da Dio, luoghi dimenticati da Dio, insomma è un po' la sua cifra stilistica. Non so come sia questo romanzo, non so se sia un po' acerbo rispetto ad altri che ha scritto dopo. Io di Cormac McCarthy, adesso ve lo dico cosa che ho letto. Allora, la trilogia della frontiera l'ho letta, Cavalli selvaggi oltre il confine e Città della pianura. Non è un paese per vecchi, l'ho letto, La strada l'ho letto e poi sono sicura di aver letto anche qualcos'altro, Meridiano di sangue. Sì. A me piace molto come scrive, non lo so perché. Secondo me mi era partito lo schicchero per Cormac McCarthy, ho letto tipo un botto di roba, a un certo punto mi sono rotta le palle, ho detto basta Cormac McCarthy, mi annoia.
lo so, però ce l'ho lì, prima o poi lo leggerò sicuramente. Il rosso e il nero di Stendhal. Questo, cioè io vi giuro non ci credevo quando l'ho visto, l'ho comprato il 18 di aprile del 2013 sul Libraccio e questa mi sono domandata. Cioè, io mi ricordo quando l'ho comprato, questo romanzo, e infatti mi è sorta spontanea sono 8 anni che questo romanzo vegeta dentro la mia libreria. Cioè, mi fa più impressione questo, vi giuro, rispetto al manoscritto trovato a Saragozza, che è del 2005 che sta lì. Perché io questo me lo ricordo perfettamente, che ho detto, lo compro, lo leggo, l'ho letto, assolutamente no. E l'ho comprato in combo, che adesso mi sono scordata di tirarlo giù, con un libro che era che è un saggio sulla Rivoluzione Francese. L'ho letto, ovviamente no, nemmeno quello, mi pare chiaro. Cioè, che così, non lo so, perché c'avevo sta fissa, mi sono detta, ah no, aspetta. Secondo me è 2013 I Miserabili. Quindi mi si è schiacciata la vena perché avevo finito di leggere I Miserabili. Ho detto, io francesi, francesi, io stupida perché tanto lo so che i francesi non mi piacciono e non so per quale motivo ogni tanto mi ci incaponisco e decido di riprovarci, no, con gli autori classici francesi. Ma Penny, lo sai che ti fanno cagare? Ti hanno sempre fatto cagare, non vedo perché improvvisamente così dovrebbe partirti l'amore proprio atomico per i francesi. Cioè, è stato un caso, forse, I Miserabili, forse è stato un caso che ti piacesse Dumas, perché tutto il resto di solito lo odi, vedi Flaubert, che a me non piace, quale riconosco l'importanza a livello letterario, prima che qualcuno sotto mi scriva, non capisci una mica di letteratura, ma a me personalmente Flaubert non piace, Madame Bovary non piace. Poi, magari, riletto adesso da adulta col senno di poi, magari mi piacerà di più. Sta di fatto che il rosso e il nero io l'ho comprato, l'ho sfogliato, ho detto forse devo averlo anche provato a leggerlo, poi ho detto l'ho preso e l'ho rimesso in libreria dove fa la sua bellissima figura là in alto, dove c'è quel buchetto meraviglioso di fianco alle relazioni pericolose, bellissimo tra l'altro, quello l'ho letto, ma questo no, non lo so perché, che ne so, vabbè. Di questo io non ho scritto la data, però secondo me l'avevo preso con uno scambio su Anobi. Se io l'ho preso con uno scambio su Anobi vuol dire che dobbiamo andare indietro di un bel po' di anni, perché Anobi è da un tocco che io non lo uso. Ed è Cigni selvatici, tre figlie della Cina. Ora, alla luce degli ultimi salotti che abbiamo fatto e alla luce del salotto di lettura sull'Azteco, questo è un altro libro che io tranquillamente proporrò proprio così alla grande, da leggere il salotto, così dopo esserci fatti una cultura sulla civiltà degli Aztechi, mo ci facciamo anche una bella cultura sulla Cina e via, così che ci serve. No, di questo romanzo mi hai fatto venire un infarto, Sherlock, ti prego non farlo mai più. Di questo romanzo mi hanno sempre parlato, che poi non so, giuro, cioè di questo romanzo mi hanno parlato sempre benissimo. Finiamo una frase, magari prima di iniziarne un'altra, ma non so se è un romanzo o cioè, se è una specie di saggio. Forse è a metà tra saggio e romanzo. Secondo me sì, perché così sfogliandolo è un po'. A metà tra saggio e romanzo, ma deve essere molto bello e molto interessante perché comunque è un racconto generazionale ambientato in Cina e sicuramente sarà molto bello, ma purtroppo io sono stupida, come sempre, pianto lì, io, cioè compro la roba e poi non li leggo. E questo video mi sta innervosendo perché vuol dire proprio veramente, cioè, io non merito di continuare a comprare dei libri. I Traditori di Giancarlo De Caltaldo, comprato soltanto perché c'è un quadro di Rossetti in copertina. Giancarlo De Cataldo è quello che ha scritto Romanzo Criminale, tra le altre mille cose. Qui c'era tutto l'elenco dei personaggi, che era bellissimo, perché c'è scritto Eroi, traditori e banditi, stupendo, ho detto ok, la compro. Violet Cosgrave, inquietante lady discendente di corsari, la striga, creatura delle foreste. Esther, la figlia dell'usuraio, Lorenzo di Valle Laura, nobile veneziano senza patria. Per cui ho detto, bellissimo, mi interessa un botto. Questo l'ho comprato il 4 di ottobre del 2015 a Frascati. Ero sul mercatino della Vipsi, non mi ricordo cosa l'ho pagato, costava 21 euro, ma secondo me l'ho pagato 4-5 euro, una stupidaggine. Ho letto Dante Gabriel Rossetti non piaceva a Lord Chatham. Scusa, ma è uno dei personaggi? Cioè, scusa, me lo dici così? Cioè, me lo dico da sola.
Ma vabbè, ok. Figlia di Lord Byron. Ah, perché ci sono pure i personaggi storici. Va bene, perfetto. Quindi, allora, questo romanzo, anche questo lo leggerò. Me lo dico da sola. Cioè, mi dico, lo leggerò molto presto. Poi, guarda, proprio del tipo, credici, ci vorrebbe una scritta gigante con questa asserzione. Comunque, questo video è in breve perché è vero, questi sono in realtà gli unici libri che vegetano da così tanto tempo, perché gli altri, ridendo e scherzando, stanno, questo è dal 2015, per cui penso che sia uno dei più recenti che ho comprato e ancora non l'ho letto, ma vi giuro che secondo me gli altri li ho letti. Stanno in libreria da un po' di anni, però meno di 5. Questi sono quelli che ci stanno da più tempo. Quindi, se non lo so, se per caso qualcuno di voi dice wow, è interessante, leggiamolo in un salotto di lettura, fatemelo sapere, così ci organizziamo e ce lo leggiamo in un gruppo di lettura. Fatemi sapere quali sono i vostri che vegetano in libreria da più di 5 anni, mi raccomando. Adesso mi direte se è una cacchia di dilettante. Lo so, è che non sono molto brava a fare l'accumulatrice seriale, nel senso che dopo un po' mi dispiace di accumulare senza leggere, e allora, cioè, inizio, capito, a impazzire e dire, oh, allora devo leggere, perché dopo mi spiace avere così tanta roba non letta in casa, perché dico sempre, ma se qualcuno mi chiede com'è, io tutte le volte devo dire, non l'ho letto, non l'ho letto, non l'ho letto, non l'ho letto, cioè, è brutto, capito? È brutto questa cosa, perché magari uno pensa, che cazzo di compri a fare se non li leggi? Allora li leggo, allora cerco un po' di, come dire, velocizzare. Infatti, tipo adesso mi freno. Adesso la smetto. Scusa, eBay, volevo dire che la nostra relazione non può più andare avanti. Perché devo leggere le robe che ho comprato in questo periodo. E più quelle che ho comprato nel corso della mia, non lo so, ventennale, 25, 20, 1000 anni, non lo so, ricerca del libro fatto, cioè del libro. Ma no, cioè, se io ci penso una volta, compravo, leggevo, compravo, leggevo, compravo, leggevo. Cazzo, che brava che ero. Cioè, ero veramente brava, ma ve lo giuro, facevo così sul serio. Cioè, compravo, leggevo. Cioè, quando uscivo con due libri dalla libreria, dicevo, wow, dai, adesso per un paio di settimane. Per un paio di settimane, top. Non avevo ancora scoperto i mercatini dei libri. Non lo so perché non mi piacevano i libri usati. Cioè, il libraccio in realtà c'è sempre stato. Strano che quando ero all'università non ci andavo. Ero più affascinata dalla Ricordi, c'era ancora la Ricordi secondo me, che è dove c'è la Feltrinelli adesso, sotto la galleria lì a Duomo. Che accumulazio di libri in quel periodo, mio Dio, stupendo. Vabbè, basta ragazzuoli, fatemi sapere voi. Qua sotto io vi lascio tutti i link ad Instagram, a Twitter, all'Instagram del podcast, se volete andare a iscrivervi alla pagina, così dopo trovate tutti i link per ascoltare il podcast mio e di Ali. Tra poco uscirà la puntata di maggio. Speriamo di riuscire a girarne due. Chi lo sa, vediamo. Ma mi auguro tantissimo di riuscire a farlo. E se ascoltate il podcast e volete taggarci quando lo ascoltate, fatelo. Se vedete questo video e vi va di taggarmi mentre lo vedete, fatelo pure. Sapete che sono contenta anche quando fate i vostri acquistini. Tutte cose. Se avete bisogno di informazioni, potete scrivermi. Consiglio di scrivermi di più su Instagram perché è più facile che vi risponda, perché email mi sono accorta che a volte mi finiscono le mail nello spam, per cui è meglio forse se mi scrivete su Instagram perché è più facile veramente che lo veda il messaggio. E basta, io vi mando un abbraccione da me e dai miei poveri libri sperduti, bimbi sperduti. Noi ci vediamo molto presto col video delle serie televisive, si spera. E un bacio e buone letture.